nel quale, in una rigida gerarchia legata alle funzioni esercitate, il lavoratore agricolo dimorava stabilmente. Tra le masserie che solitarie punteggiano l'agro materano, emergono per la particolare struttura edificatoria ed architettonica le masserie fortificate. All'incrocio di tratturi o carrarecce di notevole importanza economica o sui punti elevati dominati da vaste aree, sorgono queste strutture rurali fortificate come isolate sentinelle poste a sorvegliare le vaste proprietà. Le cave di tufo, il segno del lontano adattamento dell'uomo nel territorio della Murgia materana, sono l'esempio di un'alterazione positiva che ha creato oggi luoghi di alta valenza paesaggistica. Le case, le chiese, i palazzi ottocenteschi, l'abbazia di Monte Scaglioso, i sassi di Matera sono il simbolo di un lavoro manuale che ha estratto nei secoli dalla Murgia conci di calcarenite, detti tufi. Dapprima furono le stesse grotte occupate a fornire il materiale per completare e tamponare l'entrata dell'abitazione. Successivamente, in concomitanza con l'espansione sul piano della città di Matera e la costruzione dei grandi edifici ecclesiastici, i cavamonti individuarono alcune aree esterne alle cinte urbane che potessero fornire un tufo con caratteristiche più idonee all'uso ed in quantità sufficiente. Il percorso delle cave riserva così ai visitatori paesaggi, colori e atmosfere unici, in cui l'evidente binomio uomo-natura diventa testimonianza dell'uso misurato del territorio e delle sue risorse. Tutela e promozione, informazione e gestione sono i cardini che l'attività dell'ente parco della Murgia materana garantisce nei territori di Matera e di Monte Scaglioso. Un impegno finalizzato a preservare antichi segni del passato lungo gli 8.000 ettari del parco. La nascita dei centri di educazione ambientale di Matera a Iazzo Gattini e di Monte Scaglioso rappresentano i luoghi di sintesi e di elaborazione per far conoscere ai giovani in particolare la ricchezza di un patrimonio ambientale e storico da conoscere a fondo e da valorizzare. I CEA sono aperti ad un rapporto dinamico con il mondo della scuola, nella consapevolezza che l'educazione ambientale debba coinvolgere anche i docenti. E con la scuola il rapporto si estende all'associazionismo, alla comunità locale, ai turisti, con il vasto programma di iniziative contenuto nel Parco Murgia Festival, che porta a vivere il binomio uomo-natura con altri aspetti legati alla cultura e al tempo libero in generale. Ma ente parco significa anche valorizzazione delle risorse ambientali e culturali con la specializzazione di professionalità da destinare ai servizi di guida per la conoscenza dell'habitat rupestre e di quelle gastronomiche. L'ente, con l'apporto dell'Alsia, ha messo a punto i disciplinari per i prodotti tipici del parco come vino, olio, carne, miele, prodotti lattiero-caseari che potranno utilizzare il marchio del parco. L'azione dell'ente per valorizzare l'habitat rupestre punta anche sulla progettazione e in diversi settori alla partecipazione a rassegne specializzate del turismo ambientale, a uno stretto raccordo con Federparchi e all'utilizzo di diversi strumenti per promuovere le diverse attività. Tra questi il periodico info@parcomurgia.it, consultabile anche sul web, e guide specializzate sul rupestre. Il video vi ha fatto apprezzare l'archeologia, la storia, le chiese rupestri, la natura del parco della Murgia materana. Adesso vi aspettiamo per sentire insieme odori e sapori di questa terra. A ben rivederci.